Poste Italiane ha lanciato e chiuso nel giro di poche ore un prestito obbligazionario da 800 milioni di euro, facendo il pieno di richieste da investitori di tutto il mondo. Sulla scorta del successo ottenuto nel dicembre scorso, quando il gruppo guidato dalla Di Matteo Delfante ha raccolto 1 miliardo di euro, il sindacato di banche composto da Goldman Sachs International, IMI Intesa San Paolo, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank e Unicredit ha colto il momento offerto da condizioni particolarmente vantaggiose sul mercato finanziario. E con il collocamento della sua prima obbligazione perpetua ibrida, Poste Italiane ottimizza la propria struttura patrimoniale, migliora la flessibilità finanziaria, consolida la forte posizione di liquidità e diversifica la base degli investitori, contribuendo a sostenere la crescita del gruppo delineata dal piano strategico 24 Sustain and Innovate.